Di nuovo il più cordiale buon anno, anche se sono passati già 5 giorni, ma va bene lo stesso, il 2018 ragazzi, Roberto De Angelis insieme a voi sul circuito radiofonico, 8 canali in simultanea, li troverete anche su Facebook, per cui poi sulle pagine di Facebook leggete bene quali sono questi canali. Un buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguiranno e ci stanno seguendo dalla pagina di Facebook Fra Calcio in Realtà The Original, l'originale. L'altra è un surrogato, questo lo posso dire tranquillamente perché, visto che Fra Calcio in Realtà il sottoscritto Alberto Polifroni e Patrizio Polifroni l'hanno ideata nel 1986, sfido chiunque a dimostrare che invece non è la nostra, perché pure questo è circolato in settimana. Ma si sa, sono le bagarre radiofoniche di trasmissioni e via discorrendo. Seguite Fra Calcio in Realtà The Original, mettete mi piace, mettete i vostri insert, perché noi vogliamo interagire dal vivo con voi. Come vogliamo interagire con questa e la Roma? Naturalmente con il direttore di testata, Jacopo Balizzi, a cui diamo il più cordiale buon pomeriggio e buon anno. Ciao, sì Jacopo, sono arrivato. Luigi, sì. Chiama il 118, la Neuro, quello che vuoi. Allora, ricominciamo. Do il più cordiale buon pomeriggio al direttore di testata, che giustamente non è Jacopo Balizzi che abbiamo sentito prima, è Luigi Pasculli. Buon anno Luigi, come stai? Io sono fuso, non ti preoccupare. Ciao Roberto, non ti preoccupare. Ok, no. E vabbè, succede, dai, ma è il bello della diretta è anche questo, no? Assolutamente. Buon 2018 a te, a tutti i nostri radio web ascoltatori, e finalmente si rinizia. Avevamo voglia di ripartire, insomma, da dove avevamo finito, purtroppo non bene, con la partita con il Sassuolo, e speriamo bene per domani, insomma. Perché è una partita importante per il campionato della Roma. La vedo tosta però, la vedo molto problematica, anche perché se hai seguito la conferenza di Eusebio Di Francesco, sotto un profilo disciplinare ineccepibile, lo sottolineo 20 volte, Nainggolan non è stato nemmeno convocato. E poi, essendo in diffida, chiaramente è meglio non farlo giocare con l'Atalanta che contro l'Inter alla ripresa, forse. Beh sì, allora... Dal mio punto di vista la Roma si è comportata da grande società. Il video di Nainggolan di Capodanno non mi è assolutamente piaciuto. Chiaramente il calciatore era libero di festeggiare Capodanno come voleva, ma insomma pubblicare su un social un video in cui c'erano bestemmie e comunque il calciatore fumava e beveva non fa onore al professionista, che comunque rimane un grande calciatore. Ma era giusto che fosse punito, sia a livello pecuniario con una multa che chiaramente non sappiamo bene su quanto si aggira, ma sarà decisamente salata, e con l'esclusione dall'11 titolare, proprio dall'elenco dei convocati per la partita contro l'Atalanta. Sì, neanche convocato, è vero, sì, è vero, sì. È vero. Sta a testimoniare che comunque la Roma ha deciso una linea comune, viene accantonato il buonismo che non aveva purtroppo negli anni portato a grandi risultati e passa la linea dura. Il discorso di Munci fatto qualche giorno fa nello spogliatoio assieme a De Sanctis, a Baldissoni, a Francesco Totti, ai calciatori e all'allenatore è stato molto chiaro. Tolleranza zero per questo tipo di episodi e soprattutto un richiamo ufficiale all'ordine, all'impegno e alla costanza di questa squadra che purtroppo nel momento in cui sembra che debba spiccare il volo... Bravo. Commette delle leggerezze, e quindi è proprio su questo aspetto che si sta cercando di lavorare, perché la Juventus da questo punto di vista, insomma, mi duole dirlo, ma rimane un esempio, e quindi la Roma sta cercando piano piano di diventare grande sotto questo punto di vista, e quindi la mossa da parte della società su Nainggolan la condivido appieno. Un Atalanta che, a parte qualcuno, anche qui in redazione, secondo me hanno sottovalutato tutti l'Atalanta di oggi, perché Gasperini non sarà un mostro di simpatia, però è un mostro di bravura. Con questa squadra è riuscito a plasmare a sua immagine e somiglianza dei ragazzi. Li ha persi nella campagna acquisti cessioni di quest'anno, ha perso dei pezzi molto validi, però ha saputo rimpiazzarli molto molto bene. L'Atalanta gioca di collettivo, magari giocherà di rimessa, perché non è che tu devi chiedere la partita della vita all'Atalanta di Bergamo, però è una squadra ben collaudata, un telaio unitissimo, dove a occhi chiusi si trovano quei passaggi di prima e scattano in velocità, quella velocità che sta mancando da qualche partita ai nostri. Sì, Di Francesco l'ha sottolineato anche in conferenza stampa, probabilmente l'Atalanta è una delle
tra le squadre peggiori da incontrare in questo momento: aggressività, intensità, ripartenze, uomini offensivi che possono far male in qualsiasi momento, su tutti Ilicic e il Papu Gomez. Non sta facendo il campionato dello scorso anno l'Atalanta, ma è comunque una squadra in grande ripresa, nona in classifica con 27 punti, nelle coppe sta facendo grandissime cose, ha superato il turno da prima di Europa League, finendo sopra il girone al Lione e all'Everton, è in semifinale di Coppa Italia dopo aver compiuto l'impresa di Napoli. È vero che nell'ultima giornata di campionato ha perso in casa contro il Cagliari, ma insomma il dato di fatto è che l'Atalanta è una delle squadre più in forma in questo momento e sarà completamente diversa rispetto alla partita d'andata che la Roma vinse con una punizione di Kolarov nella seconda frazione di gioco. Purtroppo in questo momento vanno recuperati nella squadra giallorossa tanti elementi che non sono in forma, su tutti Edin Dzeko, che nelle ultime 12 partite di campionato ha realizzato solamente un gol. Chiaramente la croce non può finire solamente addosso all'attaccante bosniaco, perché gli attacchi della Roma comunque spesso mancano sia nella parte centrale che sugli esterni, però è un dato di fatto importante questo. Di Francesco ha sottolineato come la Roma faccia molto possesso palla, molta densità nell'area avversaria, anche molti tiri, però spesso la pericolosità di questi tiri diventa fine a se stessa, e poi insomma si vede anche nei numeri. La Roma è il settimo attacco della Serie A, proprio assieme all'Atalanta con 29 reti. Se guardiamo le squadre che sono in testa, la Juventus, il Napoli e anche la Lazio sono ben oltre le 40 reti, la Juventus se non sbaglio 48, e quindi questo è il dato su cui bisogna concentrarsi. Bisogna poi recuperare degli uomini che, Roberto, in questo girone di andata non sono stati assolutamente protagonisti per un motivo o per l'altro, parlo di Schick, di De Frel, di Under, che ancora deve ambientarsi bene. Manca terribilmente il giocatore che sappia saltare l'uomo, e questo il mister lo ha sottolineato mesi e mesi fa. Si è aperto il mercato e magari da qua al 31 gennaio chissà che non venga accontentato. Chissà, è vero, ma soprattutto poi bisogna trovare, non dico a tutti i costi, però un valido terzino destro per riportare Florenzi in avanti come esterno di fascia alta, in maniera tale di restituire alla corsia di destra quel brio e quella velocità che altre persone non sanno garantire. Ci hanno provato a mettere un Bruno Perez mezzo terzino, mezzo ala, non sa né di carne né di pesce, lo stesso Esharawi è a corrente alternata purtroppo, e poi ha accettato di giocare a destra, ma se gioca a sinistra rende due volte di più, lo vedono tutti. A Schick diamo qualche attenuante, De Frel sta ai box, per cui ben venga questa sosta, ma è una Roma un po' affaticata o mi sto sbagliando io? E se è affaticata è sbagliata la preparazione, oppure proprio che dopo 18 partite ci può stare? No, ci può stare chiaramente un periodo di appannamento, tutte le squadre lo attraversano, chi in un periodo chi in un altro, però i numeri dicono che nelle ultime 6 giornate dalla trasferta di Genova contro il Genova la Roma ha fatto 6 punti in 6 partite. Se ad esempio il pareggio di Verona contro il Chievo è stato frutto dell'imprecisione degli attaccanti e soprattutto dei grandi miracoli di Sorrentino, molte altre partite, soprattutto la Roma-Cagliari vinta all'ultimo minuto, ma anche Juventus-Roma e Roma-Sassuolo, hanno dimostrato che questa squadra è un po' in debito di ossigeno, soprattutto nei suoi calciatori più importanti. C'è un problema sulla fascia destra, siamo stati anche lì sfortunati perché Kardorp rientrava da un infortunio, ha giocato e si è rifatto male subito, cioè qui proprio, non lo so, è il regno del mistero qui alla Roma, Sì, purtroppo 80 minuti con il crotone, si è rotto il crociato, quindi è stato rioperato, ci vorranno almeno altri 3-4 mesi per rivederlo in campo. Notizia di oggi, Bruno Perez è uno degli indiziati principali a lasciare la Roma in questo mercato di gennaio. Ci sono dei contatti fittissimi tra l'entourage del calciatore ed il Benfica. E io penso che la faccia addirittura bene, pensa che ti dico. Però sarà difficile trovare un incontro tra le parti al punto economico. Io ti posso dire però, scusa se ti ho interrotto, però ti posso dire che se tu col Benfica trovi un buon filone di collegamento,
Tu dai Bruno Peres, che è un falso terzino destro, mentre a noi serve un terzino destro che forse il Benfica potrebbe girarci in prestito. Poi io non lo so nel campionato italiano sto ragazzo se riuscirà a rendere oppure no, questa è un'incognita. Certo, Darmian mi darebbe maggiore sicurezza, ma se tu col Benfica riesci a ragionare di fino, forse fai uno scambio utile alla pari. Sì, sì, si parla, fai riferimento a Gedson Fernandez. Che bravo, è bravo, esatto. Un giocatore di grande prospettiva e di grande valore. Secondo quanto ha preso dovrebbe alla Roma avere quantomeno una prelazione sull'acquisto di questo giovane talento, ma per l'immediato mo ci si sta muovendo anche con l'Atletico Madrid, sembrano sempre più fitti i contatti per Juan Fran, terzino destro che il nostro direttore sportivo conosce benissimo, che è in scadenza con i colchoneros, e potrebbe arrivare per una cifra diciamo ragionevole in questo mercato di gennaio ad andare a sostituire Bruno Peres, calciatore di esperienza, magari un po' in là con gli anni, però sappiamo benissimo, l'abbiamo visto anche con l'operazione Kolarov, che i giocatori di esperienza e soprattutto di grande carisma in questa fase della stagione sono fondamentali. E quindi a sto punto quindi deve essere una Roma accorta che magari lavora senza luce dei riflettori per avere gli acquisti giusti, o no? Sì, ma il mercato poi, Roberto, è lunghissimo, si è aperto ieri e fino al 31 di gennaio alle ore 23 possiamo aspettarci di tutto. Io non credo che alla fine in questa sessione la Roma faccia tantissimi movimenti se non alcune operazioni di contorno, però magari ecco, l'auspicio è quello che il mister possa essere accontentato soprattutto in quello che è stato il ruolo più scoperto in questi primi sei mesi di campionato, ovvero l'esterno destro alto, perché purtroppo per un motivo o per l'altro Salah è stato sostituito sì numericamente ma non qualitativamente, assolutamente, c'è un vuoto lì, sì, che fa paura, no? Anche perché permettimi di dire che tra l'altro in conferenza stampa quest'oggi il mister ha detto che Schick ha bisogno di essere tutelato, preservato, e che sicuramente domani non giocherà come esterno e che vedremo in campo solamente dal primo minuto uno tra lui o Dzeko. Questo insomma a testimonianza. Io penso che giocherà Dzeko dal primo minuto e poi magari negli ultimi 10 minuti se ci sarà necessità di utilizzare Schick entrerà, se no no. Sì, sì. La vedo così. Magari ecco, potrà essergli concessa una buona parte del secondo tempo, soprattutto se le cose insomma non dovessero mettersi bene, ma dobbiamo tenere bene a mente che in questo momento l'Atalanta è una delle squadre più in forma. El Shaarawy, Perotti e Dzeko hanno un po' le polveri bagnate, quindi non dico che sarà un'impresa assolutamente, perché insomma la Roma gioca sempre in casa contro l'Atalanta, che rimane una buona squadra, ma non una squadra imbattibile. Però bisognerà metterci. Però occhio che l'Atalanta che ha battuto il Napoli. Sì. In Coppa Italia, cioè ce l'abbiamo di fronte come ha giocato, non è che ha fatto le barricate dietro la porta e poi nell'unico contropiede ha vinto, ha imposto un gioco, porca miseria. Cioè io rimango, perché di solito Atalanta non fa rima con una squadra di alta classifica, però se la realtà mi è cambiata e l'Atalanta è salita, sinceramente io ne devo prendere atto, quindi non posso dire che sarà una passeggiata domani alle 18, assolutamente. No, tutt'altro, sarà una partita difficilissima, però sappiamo anche, conosciamo anche bene la Roma e sappiamo che nei momenti di difficoltà questa squadra riesce a tirare fuori quel qualcosa in più, e mi auguro che insomma tra la Butad, Nainggolan e tutto insomma i risultati negativi che ci sono stati a cavallo delle feste natalizie, l'impegno e la determinazione che i calciatori metteranno in campo domani possano servire insomma per battere l'Atalanta, anche perché insomma questa è sempre una squadra che ha fatto più di 40 punti nel girone di andata e che quindi a livello tecnico è una squadra importante, ma come dice, quindi un Luigi Pasculli fiducioso alla fine, no? Fiducioso, ma bisogna comunque avere grandissimo rispetto per l'Atalanta, perché ci sono, dicevamo, facevo riferimento a Gomez e a Iricic, ma anche ad altri calciatori che si stanno mettendo in luce, tra tutti Cristante, che si era un po' perso quando è andato in Portogallo al Benfica, ma che insomma l'Atalanta si sta ritrovando alla grande e si è riscoperto.
scoperto anche Bomber. Poi insomma Caldara lo conosciamo tutti, l'anno prossimo giocherà nella Juventus. Uno dei difensori italiani più forti al momento. Hedebur e Spinazzola sono due giocatori molto funzionali al gioco di Gasperini nel suo 3-4-3, perché garantiscono corsa e qualità, e quindi no, sarà tutt'altro che semplice. Però in questo momento la classifica è diversa rispetto a quella che poteva essere 2-3 settimane fa, quando il Napoli e la Juventus erano più vicine. Ora sembra che insomma sia un piccolo campionato. Il succo del discorso, se non cambierà dopo la sosta, è che Juventus e Napoli potrebbero fare un campionato per conto loro. La terza posizione potrebbe essere appannaggio dalla Roma e, ti dico, guarda caso, tallonata dalla Lazio. Tallonata dalla Lazio, non dall'Inter. L'Inter dovrebbe scendere in quinta posizione, perché penso che la posizione che le si addice di più. E al sesto posto c'è l'Atalanta sorpresa. Tutto il resto, come diceva il grande Califano, è noia. Sì, insomma... Cioè, i giochi sono quelli ormai, Sì, l'importante però rispetto alla scorsa stagione non è più arrivare terzi ma quarti, perché sappiamo benissimo che con la modifica della Champions basta arrivare quarti, e da quarti non ci sono neanche più i preliminari. Se prima sembravano insomma scontati i primi quattro posti, in questo momento col girone di andata fatto dalla Lazio bisogna fare molta attenzione, anche perché i nostri cugini nel girone di andata hanno offerto prestazioni importanti, hanno avuto anche alcuni episodi arbitrali, bisogna ammetterlo, non favorevoli, che magari le avrebbero consentito di ottenere qualche punto in più in classifica. Quindi c'è da giocarsi un girone di ritorno intero. Ricordiamo che insomma il 24 verrà anche recuperata la partita di Genova con la Samp, che se vinta, e anche quella sarà molto difficile, potrà dare nuovo slancio alla... Loro devono recuperare pure un'altra partita, mi sembra, no? Lazio-Torino? No, Lazio-Torino si è giocata. Lazio-Udinese, è vero. Con un Udinese che si è ripresa con Mister Oddo, l'allenatore delle sorprese, 15 punti, 5 vittorie di seguito. Allora aveva ragione il nostro Marco Puzzolo da Udine quando diceva che la squadra si era ammutinata contro Gigi Del Neri. A questo punto devo pensare anche questo. Anche se poi, insomma, guardando gli elementi a disposizione dell'Udinese, sembra tornata un po' l'Udinese di alcuni anni fa, che tirava fuori campioncini su campioncini. È una squadra con tantissimo talento, ha 2-3 giocatori di livello veramente alto, come Barak, Jantko, lo stesso Widmer, che in questo campionato, dopo quello scorso in chiaroscuro, si sta confermando, e su cui tra l'altro, Roberto, c'è un grande interesse della Roma anche per gennaio. E poi hanno scoperto questo Kevin Lasagna, che va in rete da 5 giornate consecutive, ed è una piacevole sorpresa. L'Udinese, che tra l'altro incontreremo tra poche settimane, ricordiamo che poi dopo l'Atalanta ci sarà la sosta di una settimana, poi la trasferta di Milano contro l'Inter, e qualche settimana dopo l'Udinese. Quindi sarà tutt'altro che semplice il calendario della Roma in queste prime giornate. Però niente da fare, insomma, cioè la concentrazione deve essere necessariamente alle partite di domani alle... ci mancherebbe altro. I tre punti sono fondamentali per cercare di rimanere attaccati insomma alle prime due, e soprattutto per non perdere terreno nei confronti di Inter e Lazio. Allora, Luigi Pasculli, direttore di testata di questa la Roma, ti dico di tenerti in preallerta per venerdì, chiaramente se potrai, visti gli impegni professionali e personali, perché non faremo questa la Roma, faremo Fra Calcio in realtà, gireremo un po' a 360 gradi, perché ci manca un pizzico di attualità, e poi torneremo di nuovo con questa la Roma, anche perché per questo 2018 ricominciamo, abbiamo buoni propositi, e speriamo di poter mantenere quei risultati positivi che ci hanno contraddistinto nell'arco di tutti questi anni, no? Assolutamente, anzi, speriamo che insomma nel 2018 si possano avere sportivamente delle soddisfazioni maggiori rispetto a quelle che purtroppo non abbiamo da tanti anni. Sono quasi 10 anni che la Roma non riesce a portare a casa un trofeo. Obiettivamente sarà difficile pensare di portarlo a casa in questa stagione, perché siamo usciti fuori dalla Coppa Italia, però onorare fino in fondo il campionato e soprattutto questa Champions, dove c'è l'opportunità di andare avanti, perché agli ottavi c'è lo Shakhtar Donetsk, e poi insomma l'appetito vi è mangiando e vediamo che cosa accadrà. Cosa può succedere? Io ti mando un grande abbraccio, un saluto alla tua gentilissima signora, di nuovo felicissimo, buon, sereno, positivo 2018.
Domani io spero che ci godiamo Roma-Atalanta, pure che segnano di rimbalzo 1-0, basta che non sia il 94esimo perché se no scoppiamo di coronarie, prendiamoci questi 3 punti, ci fermeremo per una settimana, magari rivedono dentro gli spogliatoi che cosa c'è che va e che cosa c'è che non va e ci prepariamo poi per la partita successiva perché da adesso in poi nel girone di ritorno non si gioca più, bisogna andare avanti anche perché i punti maggiori li devi fare in questo lasso di tempo perché poi ricomincia la Coppa dei Campioni e dopo lì devi dividere le forze perché lì si vedrà la vera cernita per la lotta verso lo scudetto, no? Perché dopo che inizia la Coppa dei Campioni, Napoli sta in UEFA, la Roma in Coppa dei Campioni, la Juventus in Coppa dei Campioni, io ritengo che una o due su tre scoppieranno e magari tra i due litiganti la terza gode, chissà, no? Condivido appieno, soprattutto in questo mese e mezzo che ci separa dall'inizio della Champions, bisogna vincere le partite anche in modo sporco, insomma, cioè portare a casa il risultato a tutti i costi, perché la Roma comunque ha degli impegni in più rispetto ad esempio alla Lazio e all'Inter, che in questo momento non hanno coppe e possono concentrarsi solamente sul campionato. Recuperare mentalmente e anche fisicamente alcuni giocatori che nell'ultimo mese non sono andati bene e poi insomma riprendere questa marcia che fino agli inizi di dicembre aveva visto la Roma come una delle sorprese di questo campionato. Certo, Luigi Pasculli, grazie e buon proseguimento di serata. Noi ci risentiamo la prossima settimana con la speranza che connessioni, controconnessioni, attese, superattese, sia tutto a posto in maniera tale che possiamo camminare come i treni veloci di Trenitalia e di Italo, insomma, treni ad alta velocità. Ok? Siamo le dita, Roberto. Incrociamo le dita e incrociamo le dita per la nostra Roma, sempre Forza Roma. Assolutamente. Grazie Luigi Pasculli, un salutissimo, grazie ancora. Ciao Roberto, un Ciao. saluto da te e a tutti i nostri radio web ascoltatori. Buona serata. Grazie, anche a te. Ciao ciao. Ringraziamento al simpaticissimo Luigi Pasculli, il tempo di fermarci, tra un po' il prossimo ospite, grazie.